Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale e benvenuti nel nostro home tour qui a Milano. Per queste 2 giornate qui a Milano abbiamo deciso di prenotare un ostello perché abbiamo visto che comunque i prezzi qui a Milano erano abbastanza alti e gli ostelli convenivano molto. Abbiamo trovato questo ostello anche molto carino esteticamente, molto giovanile, che si chiama Gogol Ostello, una cosa del genere. L'abbiamo pagato 75 euro per 2 notti. È veramente poco perché praticamente è meno di 20 euro a testa a notte e comunque siamo in centro a Milano. Siamo praticamente a 15 minuti a piedi da Corso Sempione, dall'Arco della Pace, quindi direi buonissima zona. Nel prezzo è inclusa ovviamente la colazione, che non è cosa da poco, e siamo in una camera da 4 persone. Questo è nostro letto a castello, io dormo sopra e Lucrezia dorme sotto, e invece in questo letto qua c'è un altro letto a castello dove ci saranno altre 2 persone sconosciute. È una cosa molto strana perché non abbiamo mai fatto questa esperienza. Questa è già la seconda giornata in cui siamo qua e ieri sera non c'era nessuno. Oggi siamo entrate in camera, abbiamo visto gli asciugamani, abbiamo visto lo zaino appoggiato lì, quindi evidentemente è arrivato qualcuno e stasera avremo ospiti. Ospiti. Addio, mi fa strano dormire con altre persone in camera che uno non conosce, però l'ostello è fatto così. Però cosa veramente fighissima che non si trova in tanti altri ostelli è che abbiamo il bagno dentro la camera, cioè non dobbiamo uscire fuori per andare in bagno. E un'altra cosa che volevo dire è che comunque è un dormitorio molto tranquillo perché ci Sì. sono altri che sono da 8 persone, Sì. cioè Sì, 4 persone, 2 siamo noi, ci sta. infatti avevamo anche visto altri tipi di ostelli qua a Milano, più o meno sempre sugli stessi prezzi, ma c'erano magari delle camere da 6, 8 persone, 12 persone, 14 persone, c'è una classe, quindi diventa un po' particolare. Ma scendi da qua! Ho sempre un po' di problemi con questi ostelli. Allora, adesso vi facciamo vedere la nostra camera. Non è chissà cosa da far vedere perché non è che ci sia molto, però vabbè. Allora, qua c'è la porta, qua c'è cosa molto importante a luglio a Milano, ovvero l'aria condizionata, accesa, ovviamente, che non è anche questa una cosa da No, sottovalutare perché assolutamente, con non me lo quanto sarei paghi mai poco. aspettato. Perché anche molti hotel, magari a 2 stelle, un po' così bassi, a volte non hanno neanche l'aria condizionata, quindi che ce l'abbia un ostello, veramente top. Poi qua c'è una seggiolina azzurra dove noi posiamo così la borsa o la carta per entrare, perché infatti si entra con queste carte qua moderne, non con la chiave. E qua appunto ci sono i 2 letti, come vi dicevamo prima, a castello, anche come c'erano a Parigi, cioè Sì. fatto nello stesso modo. E c'è questa frase scritta e abbiamo notato che anche nelle aree comuni, quindi dove si fa colazione, dove si può lavorare, all'entrata ci sono molte scritte così sul muro di vari poeti oppure cantanti. Vabbè, molto carino. Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Quindi, Beh. ragazzi, viaggiate e aprite la vostra mente. Qua c'è un attaccapanni, un appendiabiti basilare standard e qua c'è il termosifone, quindi se uno viene d'inverno in teoria puoi accenderti il Ok. termosifone. Poi qua c'è un armadietto fatto a Cassaforte. cassaforte, questo è il nostro. E ci abbiamo messo un po' di cose non necessariamente da tenere in cassaforte, tipo il bullet. Non ci sono Se altri no lo dobbiamo mobili mettere per e quindi terra. abbiamo ritirato lì. Uno poi toglie la chiave, se la prende, se la mette in borsa e così puoi anche ritirare cose più private, nel senso perché comunque stai con altre persone in camera. Cosa carinissima, c'è il balconcino.
Adesso Dio, apro, esce, entra un calore stratosferico, Però però è carino perché abbiamo pure la vista. carino, tra l'altro una vista super carina sui tetti. Super parigina, direi. Sì. Quanto sembra Parigi questa vista? Tantissimo, un E casino con questi qua? tetti fatti così. Le nostre scarpe Sì, puzzolenti. ecco, le abbiamo messe un po' fuori. Soprattutto adesso che c'è anche altra gente, magari non far puzzare la stanza di piedi. Forse è meglio. Qua appunto ci sono i due letti delle altre due persone che stasera conosceremo. E da questa parte c'è il bagno. Allora, ragazzi, il bagno è molto standard, però io direi che è anche molto molto sopra gli standard, secondo me. Dato che siamo in un ostello, già infatti che è in camera è pazzesco perché noi a Parigi ci è andata bene perché avevamo una stanza solo per noi, cioè da due letti, che è rarissimo negli ostelli, Sì. però il bagno era fuori, quindi nel corridoio ed era un po' lugubre, dai, cioè Sì, un era un pochino po' lugubre. tanto lugubre, soprattutto la doccia, c'era, cioè Dio, non c'era la luce, c'era proprio una roba lugubre totale, e questo quindi in confronto è tutta un'altra storia. Tutto l'occorrente qui per poggiare gli asciugamani, c'è anche la finestra che insomma non è male, il bagno. E poi qui abbiamo uno specchio anche grande, c'è il phon, ho visto, c'è il lavandino per poggiare delle cose. Ci abbiamo appoggiato tutte cose nostre, forse dovremmo togliere Ho un preso po'. metà, ho Ah, fatto così ok. e poi vabbè, magari togliamo Sì. qualcosa. E qui c'è la doccia anche grande e anche pulita, cioè Sì, devo dire no, che infatti. Madonna, dai, non è per niente male. Tappetino. Tappetino, vabbè, il water non è rilevante. E quindi io direi che il bagno è sopra le aspettative, cioè poi Sì. averlo in camera, Eh cioè sì, ti uno si risolvi i adatta, chi se ne frega problemi. per 2 giorni, però uscire con l'asciugamano e che ti devi portare i vestiti e poi c'è gente mentre ti fa la doccia, cioè è un casino, così è Sì. tutta un'altra cosa, cioè veramente. E adesso c'è da parlare anche di un'altra cosa importante, come vi ha detto Chiara prima, che appunto la colazione è inclusa nel prezzo. Anche questo non è scontato perché comunque non è che in tutti gli ostelli sia compresa. Allora, volevamo dirvi che la colazione viene proposta dalle 8 del mattino alle 11, se non sbaglio, Sì. e la domenica dalle 8 e mezza alle 11, ed è una colazione prestabilita. Vi viene dato un vassoio con una serie di cosette, 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 cosette e da mangiare. La colazione comprendeva un cornetto, due fette biscottate con la marmellata e poi da bere ci hanno dato una bevanda calda e una bevanda fredda. Io tipo ho preso il tè, Chiara invece ha preso il cappuccino e poi un succo d'arancia, insomma se lo desiderate. Ovviamente tutti i prodotti diciamo confezionati e cioè, così alla mano, nel senso Basilari. sì, cose basilari, non è che vi portano il cornetto del bar, cioè ovviamente. Però devo dire comunque carina, carina come idea già includere la colazione. C'è lo spazio comune dove potete fare colazione, che comunque è carino, è molto carina l'atmosfera degli ostelli. Io prima di quello di Parigi non c'ero mai stata e devo dire che se uno comunque un minimo si adatta, vuole risparmiare, vuole fare anche una cosa diversa o che ne so, magari viaggiate da soli, quindi non avete voglia di prendervi una stanza d'hotel da soli, se dovete lavorare al computer vi potete mettere nell'area comune, magari ci sono altre persone. È un ambiente molto carino, un'atmosfera accogliente. Direi, no? Altra informazione: in questo ostello è compreso l'asciugamano. Non è una cosa da sottovalutare o da non controllare, perché noi, meno male che abbiamo guardato bene, a Parigi non era compreso l'asciugamano, dovevi affittarlo e vi spennano un po', ragazzi, perché era tipo 3 euro a testa.
al giorno. Vuol dire che se stai una settimana spendi 50 euro di asciugamani, che ok, a quel punto te lo compri, magari anche un asciugamano piccolo ve lo portate da casa, no? E però qui appunto era incluso nel prezzo, in ogni caso c'è specificato quasi sempre nel sito. A volte controllate bene perché non sono incluse le lenzuola addirittura, quindi insomma valutate sempre tutte queste cose, perché magari uno arriva qui, si aspetta di trovare tutto pronto e ti trovi solo il materasso, e poi con 5 euro al giorno ti devi affittare le lenzuola e quindi magari non conviene più, no? Un'altra cosa è che c'è il wifi sia nelle aree comuni, penso, sia nella camera, e ci ricordiamo invece che a Parigi c'era solamente attivo in alcune ore del giorno, alcune ore nelle aree comuni, altre ore nella camera. Quindi noi facciamo il confronto con Parigi per capire come funzionano magari due posti diversi, no? Due ostelli diversi. Un'altra cosa da tenere conto per quanto riguarda gli ostelli è il check-in e il check-out. Secondo me, in linea di massima, dovete considerare che gli ostelli sono un pochino meno flessibili degli hotel, perché appunto li pagate meno. Infatti questo, il check-in avviene da mezzogiorno e mezza, sì, fino alle 10 di sera, 10 e mezza, non mi ricordo. Quindi dovete stare attenti, perché se per qualche motivo col treno, con l'aereo arrivate più tardi, è un problema. Alcune volte dovete magari pagare una sovrattassa, diciamo, altre volte non potete proprio entrare a più di un certo orario, quindi fate attenzione prima piuttosto che rimanete fuori dalla porta. E il check out invece è entro le 11, giusto? Sì. Quindi insomma tutte info da tenere in considerazione. Ogni ostello però alla fine ha le sue caratteristiche, quindi dovete sempre leggere bene tutto quanto, perché all'inizio magari non si capisce bene con quante persone siete in camera, se sono solo donne, solo uomini, misto, se c'è il bagno in camera, non c'è il bagno. A volte leggete bene perché le docce sono a pagamento. Insomma, bisogna controllare tutto quando si prende un ostello, ancora di più di quando si prende un hotel. O ad esempio qua ci sono le lavatrici e le asciugatrici a pagamento fuori, sì, nell'area comune. Ho visto, mi sembra che costano tipo 3 euro. Ah, ok. 3 euro lavatrice, 3 euro asciugatrice. Ok. Non è poco, però c'è. Però c'è, sì. Altri posti, sì. Sì, 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 sì. E c'è scritto che è sconsigliato, diciamo, lavare in camera. No, è vietato. È vietato, sì. Ok. Sconsigliato, è vietato. Ok. Vabbè, è ovvio, non è che ti metti a pendere le cose sui letti e sì, gocciola tutta l'acqua, sì, sul pavimento, cioè. Però comunque io direi di fare ben attenzione a tutte queste politiche. Bene ragazzi, abbiamo terminato questo nostro piccolo home tour qui del nostro ostello a Milano. Speriamo vi sia interessato e che vi sarà utile se magari volete venire a Milano, non spendere un patrimonio solo per dormire. Abbiamo notato che tra l'altro sia qui a Milano sia l'esperienza che abbiamo avuto a Parigi, è carino venire in ostello anche perché quasi sempre sono proprio in pieno centro. Li fanno sempre molto vicino al centro, che non è una cosa da sottovalutare, perché se invece prendete un hotel, per poterlo avere in centro vi vanno ancora altri soldi in più. Sì, quindi è vero, alla fine è molto molto comodo. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, seguiteci anche su Instagram, lasciate un bel like, commentate, fate un po' quello che volete e noi ci vediamo alla prossima avventura milanese. Ciao! Ciao. Ciao.